Notizia importante, quella rilanciata da Michele Criscitello direttamente da Sport Italia sul futuro della Juventus. Ha a che fare con Allegri, ha a che fare con Thiago Motta e col futuro della panchina della Juventus, ma anche con quello del Bologna. Insomma, analizziamo il tutto perché ci sono tante novità di cui parlare qui su FCM New Sport. Come sempre vi ricordo di essere uno dei pochi canali su questa piattaforma a tenervi aggiornati in maniera totalmente gratuita. Quando si va, iscrivetevi e lasciate like ai contenuti. Allora, andiamo a notizia, perché è chiaro che sono settimane calde, caldissime per il futuro della Juve, non soltanto per quanto riguarda i giocatori, quindi ci saranno giocatori da comprare, ci saranno sicuramente dei giocatori da acquistare per il mercato, ma questi giocatori chi li dovrà allenare? E quindi facciamo un po' di chiarezza, perché Michele Criscitello ha sottolineato un aspetto interessante, ha detto: il Bologna continua a perdere punti pesanti da quando si è diffusa la notizia di un approdo di Thiago Motta alla Juventus. Giuntoli ha già fatto tutto nei limiti. Ci fermiamo un attimo, analizziamo la situazione e poi continuiamo, perché ci sono degli aspetti molto interessanti che dopo ci vanno a capire cosa sta succedendo e perché siamo veramente addirittura d'arrivo. Partiamo da questo punto, però. Da quando si è diffusa la notizia, il Bologna ha fatto 2-0-0 di fila, come se qualcosa si fosse rotto nell'ambiente. E queste cose capitano. Un'esperienza diretta l'ha avuta direttamente la Juventus quando la Juventus, carichissima per la corsa scudetto, intoppo contro l'Empoli, pareggio con l'Inter, crolla la squadra. Quindi è un fattore mentale. Non è che la Juventus è crollata fisicamente, o sotto altri punti di vista, è crollata sotto il punto di vista mentale. Mentalmente la Juventus è venuta giù. Questo può capitare anche a un Bologna che è carico, carichissimo per la lotta Champions League. Poi a un certo punto sente che l'allenatore che li ha portati fino a quel punto e che dovrebbe portarli anche in Champions League, a un certo punto si sente dire: ma tanto va la Juve. Quindi l'anno prossimo potrebbe esserci un cambiamento totale e non è detto neanche che ciò avvenga. Quindi il Bologna potrebbe anche andare in Champions League, ma poi con un allenatore diverso, magari smantellando la squadra, perché si comincia a parlare di Zirkzee alla Juve, di Ferguson che va via, anche se ora si è fatto male, ma si parla di Ferguson che andò via ai tempi, di Calafiori, anche lui in orbita Juve, ma su Zirkzee c'era anche Milan, Bayern Monaco e quant'altro, e allora succede che il gruppo si screda. Altro aspetto importante che Criscitello ci dice è: Giuntoli ha già fatto tutto nei limiti. Cosa vuol dire? Che avrebbe già trovato l'accordo. Ora, secondo me, l'esperienza che ci arriva direttamente dalla situazione Felipe Anderson un po' ci dà delle indicazioni, cioè occhio. Sì, accordo, ma finché non c'è la firma, siamo sul chi va là. Cioè, tutto può succedere e i calciatori, così come gli allenatori, possono cambiare idea da un momento all'altro fino a che non c'è qualcosa di scritto. Però l'accordo di massima sulla parola c'è. C'era però anche con Felipe Anderson, quindi occhio per quello che può succedere. Secondo me non tanto per una questione di rinnovo col Bologna, quanto con la possibilità di andare altrove, secondo me. Ma ne parleremo. Andiamo avanti con quello che ci dice proprio Criscitello. Thiago Motta, la Juve, Giuntoli ha già fatto tutto nei limiti, Allegri ne è consapevole e Motta non aspettava altro di giocarsi la carta della vita. Fermiamoci qua, successivamente ci sarà un altro punto, secondo me, decisivo. Però soffermiamoci altro su questo aspetto. Allegri ne è consapevole. Allegri è da mesi che ha staccato la spina. Ed è probabilmente questo l'aspetto che più interessa. Perché Allegri continua a dire: cerchiamo di raggiungere l'obiettivo Champions League in tutti i modi possibili. Anche il punticino col Torino per lui è un punticino d'oro. Anche il punticino con una piccola può essere un punto d'oro. Perché? Perché lui sa che è un minimo di vantaggio sulle altre e non gli interessa in questo momento, magari da persona che ha un certo tipo di carattere, andarsi a prendere il secondo posto, perché magari vede il Milan lì vicino. Perché magari vede un Milan in calo, carica i suoi della serie E, ma qua dobbiamo migliorare le prestazioni degli anni passati. Quindi, se il primo anno si è andati terzi, il secondo anno si è andati terzi, il primo anno si è andati quarti, il secondo anno si è andati terzi, quest'anno dobbiamo andare secondi perché non abbiamo avuto le coppe e quindi dobbiamo dare qualcosa in più. Invece, no, lui gli va bene il terzo, può anche arrivare quarto, non gli interessa, non ha questa pressione, perché il suo compito è raggiungere la Champions League e quest'anno la Champions League, fortuna sua forse, è legata al fatto che vale anche il quinto posto per una questione di ranking. Per cui Allegri
Allegri è tranquillo, perché sa che tanto la sua avventura di Juventus è finita. Ed infatti, Criscitello ci dice, Allegri ne è consapevole, e invece Motta stava aspettando di giocarsi la carta della vita da tempo. Thiago Motta, ma qualcuno può dire, ma il Bologna va in Champions League, perché non continuare? Qualcun altro potrà rispondere con due diverse argomentazioni. La prima, probabilmente smantellano una squadra, o quantomeno di fronte a certe offerte il Bologna le prende in considerazione, perché Zirkzee è esploso quest'anno, ma se solo per un anno, buono, di buonissimo livello, ti offrono 60 milioni, il Bologna glielo porta in braccio. Bologna con 60 milioni ci fa 3 anni, nel frattempo il Bologna a gennaio ha preso Castro, che sarà il nuovo Zirkzee come alternativa. Per cui, secondo aspetto interessante è, siamo sicuri che il Bologna può fare meglio di quanto ha fatto quest'anno? Anche dovessero rimanere questi giocatori, ma il Bologna può ripetersi? Può fare grandi cose in Champions League? Può questo gioco, nonostante giocatori non di livello altissimo, comunque valere anche in Champions League? Di fronte invece una chiamata della Juventus in questa fase qui di ripartenza. C'è una Juventus, tra l'altro, che secondo me in questo momento è anche più facile da prendere, perché non è la Juve post Allegri che aveva tutto da vincere e anche tutto da perdere, mi viene da dire. Questa è una Juve in cui, anche se arrivi secondo, ma proponendo qualcosa di diverso, secondo me, non dico che è ben accetto, però vedresti un passo avanti, comunque sei secondo e non terzo, e c'è un progetto. Qui invece siamo di fronte, anni fa, prendere la Juve post Allegri, quindi per Sarri, voleva dire dare un'idea diversa, ma continuando a vincere. Quello è il grosso problema. Per cui per me, per Thiago Motta, è l'occasione realmente della vita. Cioè non puoi farti sfuggire una roba del genere. Anche perché, ricordiamolo, è in scadenza. Lui va in scadenza nello stesso anno in cui fa una stagione pazzesca col Bologna. Ed è perfetto per lui. Cioè questa roba qui per lui è assolutamente perfetta. È la situazione ideale per lui. Che lo porta quindi a poter scegliere totalmente. E poi, ultima parte, la più interessante. Sartori, come sempre, non si fa cogliere impreparato e da 2 mesi sta studiando il profilo di Vanoli del Venezia. Quindi sta guardando già la possibilità di un nuovo allenatore, si sta guardando intorno per cercare il nuovo allenatore. Vanoli, allenatore del Venezia, facendo tanto bene in Serie B, è un profilo che gli piace, che avrebbe già sondato. Occhio, perché, questo non lo dice il Criscitello, lo dico io, ci sarebbe anche in orbita il nome di Palladino. Ci sarebbe anche Palladino, l'idea di Sartori. Palladino ha già fatto capire, tra l'altro, attraverso varie interviste, che sta valutando l'ipotesi di lasciare Monza, perché per Palladino l'idea di andare al Bologna vorrebbe dire un passo avanti, mandandosi a giocare alla Champions League, qualora il Bologna dovesse confermarsi in Champions League. Quindi attenzione, è una situazione, secondo me, molto interessante, molto intrigante, che può portare a qualcosa di assolutamente interessante. Detto ciò, Criscitello ci sta dicendo, chiaramente, senza troppi giri di parole, che Allegri Juve finita, Thiago Motta Juve sta per iniziare. È una storia da cominciare e da cominciare a scrivere. Finita la storia tra Allegri e Juve, cominciamo a scrivere quella tra Thiago Motta e la Juventus, con Sartori che comincia a guardare il futuro del Bologna.